Ciao a tutti, allora video most played, oggi vedete buio, non so se si è sentito, non perché sia sera, perché sono le 5 del pomeriggio, ma perché è appena stracambiato il tempo fuori, è venuto giù un diluvio e sicuramente meno peggio che in Romagna, ma qui in realtà ho appena detto che c'è stata un'ennesima frana da queste parti là, diciamo io qua sono a posto, state tranquilli. Però, insomma, fa sempre un po' paura, devo dire. Comunque, sapete che è da giorni che dico, devo fare i mosplay, devo fare i mosplay. Oggi mi decido a registrarli e ho detto, oddio, e cosa ci metto nei mosplay? Perché, sinceramente, non è che abbia molto, perché è stato un periodo abbastanza lungo in cui o non mi sono truccata o quel poco che mi sono truccata ho usato sempre, sempre le stesse cose. Adesso mi sta venendo in mente il mascara. Mi sta venendo in mente adesso che magari un paio di mascara ce l'avrei. Ecco, ok. Vabbè, alla fine qualcosa l'ho racimolata e magari di queste cose vi parlo. Solo uno, secondo me, è il prodotto che è proprio nuovo nuovo che ho usato tanto nell'ultimo mese. Sto registrando subito che è il 3 di giugno, ma mi riferisco appunto a maggio. Allora. Skincare ho solo una cosa, quindi vi faccio vedere solo questa, un oggetto e poi make-up. Allora, ho preso a utilizzare con costanza, ma solo la mattina perché la sera utilizzo ancora quello di Origins al retinolo che non vuole finire, ma ormai mi sono messa in testa che lo finirò anche se siamo quasi in estate. Questo è quello di CeraVe, si chiama crema riparatrice contorno occhi, molto semplicemente. Non mi dispiace, ve l'avevo già accennato, ma è solo da relativamente poco che lo utilizzo con costanza. È abbastanza denso come consistenza, ma risulta leggero sul contorno occhi. Non mi dispiace, per il costo che ha, penso che sia anche molto valido. Diciamo che veniva osannato come un contorno occhi pieno di cose belle, tra ceramidi e altre cose. Sinceramente, cioè, come dire, non so come spiegarvi. Non ho visto, non vedo un potere trattante. Lo vedo come un buon contorno occhi. Il prezzo va sui 13 euro, non mi ricordo quanto l'abbia pagato. Mi piace molto il packaging. Il packaging lo apprezzo tantissimo in questo genere di prodotto in generale, perché comunque non avete sprechi, credo, ma al limite poi comunque lo aprirò. Molto comodo, igienico, quindi su questo nulla da dire. Onesto, direbbe qualcuno onesto. Poi magari ci aggiorneremo a fine quando finirà. Quindi magari non ve lo farò vedere ancora tante volte. Vedremo come la penso. Perché mi è capitato ultimamente di cambiare idea su alcuni prodotti alla fine del loro utilizzo. Avrei potuto mettere in questo video anche un siero che ho appena finito, però. Se riesco a registrare una skincare, magari, oppure ve ne parlo nel video dei prodotti finiti, vedremo. Poi un accessorio, ecco, sinceramente devo dire che mi sembrava un po' una stronzata, ma vi devo dire che da quando ce li ho li uso molto, molto volentieri. Sono i famosi polsini per struccarsi o anche la mattina per lavarsi il viso. Allora, io sono una di quelle persone che odia terribilmente quando vi cola l'acqua. Vabbè, alle maniche lunghe vi si bagnano anche le maniche, che è ancora peggio. Ma anche adesso che abbiamo le maniche corte, sinceramente mi dà fastidio lo stesso. Questi li ho presi su Shein, ma perché avevo fatto un ordine là. Vi metto i link che vi trovo. L'unica cosa è che qua c'è qualcosa che devo togliere. Vabbè, vi metto i link che trovo, questi qua, uno vale l'altro, non è che qua dovete avere una cosa, questi sono molto soffici, ma voglio dire, sono dei polsini normalissimi, il concetto mi piace, ecco, quello sì, una cosa a cui non avevo mai pensato. Andiamo al make-up, allora iniziamo dal mascara, il mascara diciamo novità Mosplay è stato questo di Fenty Beauty. Mi piace molto, ve l'ho fatto vedere anche in azione. Ha un bel effetto come una passata, già molto, scusate, molto evidente, molto visibile. La seconda è rischiosa, nel senso che nel mio caso al momento la seconda passata non mi fa piacere molto l'effetto, la prima invece sì molto, ma secondo me perché io le ciglia devo fare qualcosa e mi sta arrivando un prodotto che non vedo l'ora di provare, spero di sistemare un po' la cosa. Comunque, si chiama Hella Thick, se non sbaglio il nome del mascara, mi piace molto,
francamente mi sento di consigliarlo abbastanza trasversalmente anche per il tipo di scovolino. Ribadisco, fate solo attenzione, tra una e due passate può cambiare moltissimo. Nel mio caso, di solito io vado molto pesante di mascara, questo qua mi devo fermare alla prima, però mi piace molto. Poi, ultimamente, quindi più negli ultimi tempi, sono ritornata un po' a questi due. Allora, questo mi è stato regalato di recente, anche se l'ho già avuto e finito. Me l'ha fatto, l'ho riapprezzato di nuovo, soprattutto adesso che, come vi dicevo, le ciglia che non sono proprio il massimo splendore, cioè hanno bisogno un attimo di un aiuto. Ecco, questo qua mi piace molto perché fa un bel effetto all'attaccatura delle ciglia che sembra quasi che abbiate fatto tight liner, come si dice, non so. E lui che invece è proprio gli ultimi giorni, ma perché sta anche finendo, quindi l'ho ripreso in uso, ce l'ho anche oggi. Vabbè, con l'eyeliner si vede poco, ed è l'Outrageous Curl di Sephora, che mi piace sempre tantissimo. Questo mascara penso che lo ricomprerò sempre. Ho visto che ce n'è un altro interessante, questo è quello scurino più sì, piccolino. Questo va bene sempre, a prescindere dal momento in cui sono le mie ciglia, per questo mi piace molto. Ce n'è un altro che si chiama Extension qualcosa. Mi sconfinfera, però no. Voglio stare calma per un po' finché non avrò magari dei risultati, spero, con questo nuovo prodotto che mi deve arrivare per le ciglia. Poi, ombretto l'unico, non potevo non mettervelo perché guardate quanto, non so se li renderà l'idea, quanto io lo stia utilizzando, è questo Paint Pot di MAC Taylor Grey. L'ho usato anche oggi, come base un po' a sfumare, bellissimo, il colore azzeccatissimo per me. Penso che nella storia forse sarà il primo ombretto in crema che finirò prima che si secchi. E infatti sono sicura di questa cosa, assolutamente. Grazie Felipe che me l'hai fatto scoprire, perché se non l'avessi visto su di me, sulla carnagione, non l'avrei preso. Non è per tutti, secondo me, perché è un tono un po' tanto freddo, può tirare fuori l'effetto livido oppure no. E lì, finché non lo provate su di voi, è difficile da stabilire. Poi comunque rimarrebbe utilizzabile, per carità, però è un po' rischioso. E infine, due prodotti per la base, due fondotinta e un correttore. Allora, un fondotinta bocciatissimo, infatti non so cosa fare, sinceramente. Quello nuovo di Maybelline, Super Stay, bah, lo riproverò, gli darò un'altra chance, ma o forse lo userò, boh, non lo so. Non lo so, lo mischierò. Boh, fatto sta che 24 Hour Skin Tint, fatto sta che è proprio molto lontano dal fondotinta che solitamente mi piace, perché l'effetto lo trovo non confortevole, visibile. No, 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 proprio quello di L'Oreal. Strano, perché sinceramente pensavo di trovarmi la copia di quello di L'Oreal, sinceramente. No, per quanto mi riguarda, no. Invece questo mi piaciucchio, oddio, scusate, è quello di Mesauda, il The Skin, mi è stato regalato da Laura, ce l'ho nel colore C20, ve l'ho fatto vedere già in azione anche in un video, molto luminoso, non è quello che ho su oggi, oggi ho il mio amatissimo Stay Naked che sto per terminare l'ennesima boccetta e ho un backup preso il mese scorso e un altro che mi arriverà dall'America. Da Stefania, che me l'ha preso in America, l'ha trovato a 10 dollari. Adesso facciamo anche un discorso su sta cosa. Comunque, lui mi piace, non come questo, però non è male. Quindi lo uso molto volentieri. Ma quando metto questo di Urban Decay, che vi devo dire, ragazzi? Cioè, penso che la pelle parli da sola. Cioè, su di me è il fondotinta più bello, non ce n'è, non c'è storia. Poi lui è carino molto, però ecco, lui finché non lo incipio, lì non vedo l'ora, mentre quello di Urban Decay no, però è la mia pelle che si comporta così. Ultimo prodotto, ma in realtà l'unico che avrei dovuto mettere in questo video come novità che veramente ho usato tanto è questo di Urban Decay, che è lo Stay Naked Quickie Multi-Use Concealer. Correttore con lo scovolino grosso, sulla carta. Fosse stato di un'altra marca, io probabilmente non l'avrei preso perché mi dava le vibrazioni di tipo
quello di Too Faced, che a me non piaceva, mentre come fondotinta, mentre sul viso sì, non l'ho mai provato sul viso. Questa potrebbe essere un'idea, anche se un po' pesante, cioè un po' coprente, tanto coprente per quello, comunque vedremo. Invece come correttore mi piace tantissimo, non è quello che ho su oggi, perché oggi ho rimesso su quello di Tarte, per ricordarmi un attimo, magari un giorno se riesco vi faccio da un lato e dall'altro Tarte e questo, perché in effetti mi dà le stesse sensazioni. È una confezione molto grande, quindi sicuramente a livello di convenienza, quanti ml sono? 10 o 16 e 4, comunque sono più di quello di Tarte, quindi questo conviene più rispetto a quello di Tarte. C'è anche un pennellino qui che non è male, io vabbè, alla fine uso sempre la spugnetta, però questo all'occorrenza è un pennello valido. Ve lo straconsiglio, ce l'ho nel colore 30 cp e mi va perfettamente. E cos'era quello che vi volevo dire, che stavo pensando? Ora, siccome sembra assodato che quello di Urban Decay, lo Stay Naked, lo stiano togliendo, il che mi fa incazzare come una biscia, perché tipo, è il mio fondotinta preferito, però non mi va neanche di comprarmene 5 così da mettere in casa, cioè lo farei, però alla fine sono sempre fiduciosa che prima o poi esca qualcosa di ancora migliore. Però, essendo uscito Urban Decay con questo, ho pensato magari prima o poi ci tira fuori un altro fondotinta, perché se sta togliendo quello il migliore, l'Hydromaniac che faceva cagare è ancora lì. Boh, vabbè, o comunque non lo so. Però spero che non esca con qualcosa di ultra coprente, perché in effetti mi sa che manchi in gamma di Urban Decay, una cosa ultra coprente. Comunque, vabbè, prima o poi dovrò trovare un sostituto di quel fondotinta, perché non posso stare con l'ansia che niente, ve lo tolgono e poi non si trovi più. Però io in realtà, ripeto, sono fiduciosa, perché dico, cavolo, siamo nel 2023, ormai le vecchie formule per me non si affrontano, cioè preferisco le nuove formule, e sono fiduciosa che la tecnologia prima o poi porti qualcosa di sempre, di ancora migliore. Per ora questa è la situazione. Va bene, video brevissimo, di solito i miei spread sono un po' più lunghi, però non avevo altre cose da mostrarvi per il momento. Ci vediamo, voi lo vedrete martedì questo video, ci vediamo giovedì con un video in collaborazione, che secondo me lo dovete vedere, perché è un update a distanza di 2 anni, mica da poco. E basta, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!